Radio Radicale, siamo col Presidente dei Deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, per parlare con lui del redditometro. Allora, lei considera questa vicenda come un infortunio? È stato presentato come un atto dovuto attraverso un decreto ministeriale. Allora, quanto è rimasto sorpreso di trovare questa cosa in Gazzetta Ufficiale? Beh, abbiamo espresso la nostra contrarietà e siamo certi che l'intervento anche di questa mattina, che ho letto sulle agenzie, di Giorgia Meloni, farà sì che questo sarà cancellato nei modi opportuni previsti dalle norme. Quindi non, Forza Italia ha sostenuto la linea di un fisco amico, e cioè anche con il provvedimento di qualche giorno fa e quindi del concordato preventivo, per cui il concordato preventivo cozza con il redditometro. A noi non piace lotta senza se, senza ma, all'evasione fiscale, ma dall'altra parte che ci sia un grande fratello che spia le attività degli italiani, questo non ci sta bene, per cui lo prendiamo come un incidente di percorso. Allora, il governo ha presentato come una cosa per la quale, cioè, almeno il vice ministro Leo, per la quale era necessario, diciamo, colmare un vuoto dalla fine del precedente redditometro. Ah no, ma roba vecchia, questo si rifà a una delega ricevuta credo nel 2018, sono passati sei anni significa un'era geologica intera, quindi credo che sia stata solo una svista. Vuole dire qualcosa sul governo, sul fatto che Leo abbia portato avanti questo decreto ministeriale? Giorgetti fa parte della Lega, che è un partito che ha manifestato insieme a voi per primi le sue perplessità. Ma no, io credo sia stato un errore di valutazione in mezzo a tante cose che ci sono da fare, è sfuggito questo, un errore, adesso non apriamo polemiche inutili. Adesso che cosa bisognerà fare per cancellare il redditometro che è andato a finire in Gazzetta Ufficiale? Si farà un altro decreto ministeriale dove si dice il redditometro non vale? Non lo so, chi è che ha sbagliato troverà le formule dovute per tornare indietro. Non vi andrebbe bene una modifica del redditometro? Se in maniera più light? No, non vogliamo mica. Non lo volete proprio? Non lo vogliamo assolutamente. Ok, grazie a Paolo Barelli.